si scrive un nuovo capitolo, un capitolo di giustizia, un capitolo in cui, devo dire, la giustizia ha avuto il coraggio di fare un'inversione di marcia, se vogliamo, senza farne alcuna colpa e responsabilità ovviamente ai procuratori Facciolla, che ha avuto il coraggio di credere in questo caso e far riaprire il caso cogliendo la nostra richiesta, e il dottor Primigenio, che con tanto lavoro ha dedicato a questo fascicolo enorme. Però devo dire che è una pagina, diciamo, importante, è un'inversione di marcia estremamente tardiva, 32 anni. 32 anni da quei verbali falsi che certificavano un politraumatismo, uno sfondamento del torace che, guarda caso, corrispondeva, era perfettamente collimante con la versione di Isabella di Ternoe, cioè dell'investimento di Denis e il suo trascinamento per 60 metri a seguito di un tuffo suicidario. Ecco, questa è una cosa che veramente mi inquieta soprattutto che gli autori di quei verbali di ricognizione cadaverica non possano essere perseguiti. Certo, il processo finalmente, diciamo, avremo la possibilità di tentare di far entrare in un'aula giudiziaria la verità. Oggi non è stata condannata Isabella di Ternoe. Oggi per noi è una tappa fondamentale, è stata, diciamo, soltanto, fra virgolette, rinviata a giudizio, ma oggi abbiamo ottenuto un processo che sembra che proprio non si volesse fare. Ecco, io sono stato accusato di fare i processi mediatici, è chiaro che adesso sotto i microfoni ci sarebbe Donata, i figli non vogliono, diciamo, non se la sentono, e quindi tocca a me, e mi dispiace, però i processi mediatici servono, io li faccio, i processi mediatici servono, perché senza l'attenzione dei media, nel momento in cui tu rappresenti una verità così surreale e palesemente falsa, cioè del fatto che il corpo di Dennis da un camion è stato investito e trascinato per 60 metri senza produrgli alcuna lesione, quando viceversa solo metà addome, non il torace, metà addome, ha i segni di sfondamento da parte di una ruota del camion e nessun altro segno ha quel corpo, quando dice dottoressa innamorato al signor Conte, poliziotto, il corpo guarda che parla, bisogna ascoltarla quella intercettazione, perché lo dice in modo preoccupato, perché anche questa circostanza è una circostanza, possiamo dire, fra virgolette, fortunata, se di fortuna si può parlare rispetto all'esumazione del cadavere di un ragazzo di 27 anni da cui è stata tolta la vita nel pieno delle sue forze, nel pieno della sua carriera, possiamo dirlo, lo diciamo, quel corpo ha voluto parlare, e tutto questo noi lo dobbiamo alla giustizia, però, nel bene ma anche nel male.